Cantiere delle Paratie di Como, oggi 4 luglio, avrebbe dovuto riaprire a cittadini e turisti lungo lago fronte Piazza Cavour e il tratto verso i giardini della città. Poi il cambio di programma nei giorni scorsi, comunicato dai vertici regionali, e la nuova data slittata al 23 luglio. 3 settimane di ritardo rispetto alla tabella di marcia annunciata. Per una questione di agende e per rendere compatibili i lavori tra Regione e Comune di Como, è stato concordato con l'amministrazione cittadina una nuova data anche per effettuare un sopralluogo, e la comunicazione arrivata nei giorni scorsi dalla Regione sul rinvio dell'apertura. L'obiettivo di Regione e Comune, diversamente da quanto avvenuto per la riapertura del primo tratto da Piazzale Sant'Agostino fino alla nuova biglietteria, è rendere possibile il passaggio a comaschi e turisti su un'ampia parte di lungolago, permettendo quindi all'amministrazione comunale di iniziare con le opere che riguardano gli arredi urbani, quindi aiuole, piante e panchine. E a proposito delle sedute realizzate sul prototipo del modello disegnato dal designer comasco Ico Parisi, nelle scorse ore ne sono state posizionate 25 in maniera speculare a quanto già avvenuto nel tratto di passeggiata completato, ossia quello che si estende da Piazzale Matteotti fino alla nuova biglietteria al lago. Successivamente i tecnici comunali dovranno provvedere alla realizzazione e alla posa delle fioriere e del verde. Probabilmente per le nuove piantumazioni occorrerà tener conto anche delle condizioni meteo. Successivamente all'apertura del 23 luglio, se non ci saranno nuovi intoppi, resterà da completare l'area vicina a Piazza Cavour, dove verrà realizzata la sala d'aspetto per chi è in attesa dei battelli, con annesso locale tecnico ed una fascia di circa 3 metri lungo l'ultimo tratto che conduce ai giardini, dove dovranno essere posizionate le paratie anti-esondazione. Occorrerà invece aspettare l'autunno per l'arrivo dei nuovi parapetti sul lungo lago della città.